Ok, qualcosa si apre quando vai su qua. Adesso tutti sembra aprirsi qualcosa, quindi ci sarà un ordine forse. E l'unica cosa è che sarà un ordine... Sono due neri e due bianchi. Probabilmente bisogna fare... partire da quello giusto e fare il giro o da una parte o dall'altra, il che è impossibile per ora. Non lo so, vedremo se riusciamo a scoprirlo. Non, mi dispiacerebbe non riuscire a vedere cos'è quella roba lì. Vediamo come si fa a entrare in questa... Che questa è la chiesa. Però è qua che dobbiamo entrare. No? Beh, questa è una chiesa, quindi non è la residenza in sé. E infatti parlavamo di quartiere... Domande agli abitanti riguardo a Aloisio. Beh, è quello che abbiamo fatto finora. E quale sarebbe ste cavolo di casa? Beh, questa è la porta di prima, ma... Residenza di Dawson. Forse questa. Dovrebbe essere questa qua. Quindi andiamo di qua. Ah, si è calcolato che ci sono 21 combinazioni. Ok, tecnicamente allora possiamo entrare anche da qua. Porca, te il tuo coltello di merda. Su di lui perché mi ha rotto il palo. Ma che cazzata. Ha giocato un po' male. Chi è che ride? Allora qua vediamo se c'è qualcosa da sbloccare. Teoria qua, la sblocchiamo di qua. Ok, ottimo. Sarà quella, no? Qua non è niente.
Addirittura si può aprire così. Giriamo prima un attimo intorno, niente. Ok. Proprio dalla porta principale, tutto aperto. Vabbè, pare che ci aspettava in realtà. Oh, le texture bene o male sono sempre le stesse. Residenza di Dawson, eccomi finalmente, ma la questione rimane, sono pronto a fare di nuovo morente la mia progenie? No. Vediamo una cosa a proposito. Qui rimane sempre... Boh, non so se ce la sblocca dopo. Perché insomma abbiamo parlato bene o male con tutti di questo qua. Su di sopra o no? No, è qua. Allora, prima andiamo a svaligiare. Ah, qui scendiamo da lui, immagino. Sempre chiuso, che strano. C'è mille cassaforti, mille cassaforti chiuse. Secondo loro dovremmo poi andare a vedere quando troviamo le chiavi piccole, dovremmo andare a vedere tutto. Ma col cavolo che lo faccio. Niente, non c'è nient'altro. Pure un'altra cassaforte. It's locked all Finally you're here. Finalmente è arrivato, dottor Reed. Perché ci ha messo tanto? Perché speravamo che morivi nel frattempo. Ho dovuto superare diverse barricate e avamposti. La morte e la pestilenza ci circondano. Il tempo è contro di me. Vedo che si è procurato l'apparecchiatura per trasfusione tra le più costose e sperimentali che esistono. Tutto questo sarebbe molto utile in un ospedale. Sì, sì, visto che Lord Redgrave ha inviato un dottore a eseguire la mia conversione. Ho pensato che potesse trovare utili questi strumenti. Apprezzo il gesto, ma stasera non sono qui in qualità di medico. Ma mi tranquillizza sapere che sarà uno specialista come lei ad aiutarmi a sfuggire alla morte. Molto bene, ma prima di procedere avrei qualche domanda da farle. So, proprio deve, ma faccia presto, non mi rimane molto da vivere. E dimmi quanto che ti resta. Prima di tutti, devo essere sicuro che lei sappia esattamente cosa le accadrà. E posso assicurare che so tutto quello che c'è da sapere, e tanto che mi preparo. A questo momento, con molta cura.
Senta, sto per porre fine alla sua vita, non vuole parlare della procedura neanche per un istante. Non ho tempo da perdere in chiacchiere inutili, mi sento le gambe. E fa freddo, tanto freddo. Cosa sa della guardia di Priwen? So solo che distruggerò chiunque e qualunque cosa userà opporsi a me. Dovrà cibarsi il sangue caldo, il sangue dei mortali. Cosa prova a riguardo? Sono ricco, dottor Reed, e potente. Sono sicuro che potrò procurarmi tutto il sangue che mi serve senza dover mai sporcarmi le mani. Diventerò suo creatore, comprende cosa significa? Beh, non si aspetterà di certo che io la consideri mio sire o qualche altra idiozia simile. E non possiamo fare altro in questo caso. Andiamo avanti allora. La prego, ho freddo e sono stanco. Sento la mia vita affievolirsi a ogni secondo che passa. Ma prima di accogliere mortalità, mi dica, cosa farà con un dono simile? Questa è una domanda alquanto impertinente, dottor Reed. Farà quello che più mi aggrada. Mi risponda ugualmente, quale sarà la sua prima azione da immortale? Per salvare Londra finanzierò la quarantena più efficace che sia mai esistita. Costruirò un muro che separerà i quartieri malati da quelli sani. Stai con un vecchio. Allora, questa ambientazione mi piace. Dovrebbe un po' essere un po' più... il fuoco essere un po' più... sbarbellante, diciamo così. E stavo pensando che sarebbe stato interessante se facessero davvero il gioco e con protagonista un personaggio del genere. Ma protagonista? Sarebbe anche carino, no? Che sei nei panni di lui, devi fare i soldi, devi essere spregevole, devi essere senza scrupoli. Sarebbe una cosa... come dire... d'avanguardia. Visto che non oserebbero mai fare una cosa del genere. Allora, perdiamo ancora tempo. Una quarantena non è una cattiva idea da un punto di vista sanitario, ma sono convinto che l'epidemia non potrà essere contenuta da delle semplici mura. L'unica cosa importante è che le persone giuste stiano dal lato giusto del muro. Ma non può garantire che l'infezione non si diffonderà. Basterebbe un singolo portatore contagioso per generare un'apocalisse. L'apocalisse è già alle porte, è il momento di essere forti. Fable 3. Ma io parlo che debba essere molto avventuroso, eh. Non so se Fable 3 rende questa cosa. Non li ho giocati, Fable. Forse ho il primo sull'Xbox 1, ma non l'ho mai giocato. Cosa accadrebbe se un nuovo contagio si diffondesse dentro le mura? Avrebbe creato un'enorme trappola. Questo non accadrà se ci libereremo immediatamente di chiunque sia toccato dal contagio. Tra l'altro questo è un babbeo, perché in effetti vuol dire, se per esempio ci fosse un contagio per via aerea, che ti serve il muro? Ha davvero intenzione di costruire un muro di quarantina che attraversa Londra? Sì, sarà alto, solido e separerà i buoni dai cattivi. Ah, loro sono i buoni, ok. Così facendo creerà due prigioni separate. Sofia, un dottore competente come lei saprà che tali misure estreme hanno dato degli ottimi risultati in passato. No, è che di solito la quarantena si chiude e si sigilla, non è che c'è... sopra c'è il cielo aperto e poi ci sono i tunnel, le fognature. Mi lasci indovinare, in quel caso lei intende isolare i ricchi dai poveri? Puoi indovinare, sei scemo. Ah, ma gli estremi, estremi rimedi. L'Inghilterra deve sopravvivere, dottore, a ogni costo. L'Inghilterra sono loro, ok? Tre persone. Vabbè, proverò a sbirciare domani mattina.
Chi le ha dato il diritto di decidere il destino di migliaia di persone? Il mio denaro. Il mio denaro e la mia imminente immortalità mi garantiscono l'autorità necessaria. Dottore, sono un uomo d'affari, sono avvezzo a decisioni difficili. Ho sentito abbastanza, è ora di procedere. Ma io non voglio, finalmente. Bene, faccia ciò che deve, se farà male non importa. Non possiamo strangolarlo? Soffocarlo? È da tempo che mi preparo. Ah. C'era un indizio richiesto. Ma che stronzo. Allora, devo dire che essere buoni bisogna abbracciarlo. Perché se lo trasformiamo in un figlio di Androchia come questo. E poi tra l'altro perdiamo pure 2000 punti esperienza. Che non abbiamo, quindi non perdiamo un accidenti. Quell'indizio lì, che indizio era? Beh, niente. Cavolo. Io spero che non perdiamo la santità. No, il buono è questo. Dai, su. Non può essere questo. Questo è un bastardo. Questo è il buono. Oppure era questo, ma non sappiamo che cos'è. E quindi dobbiamo abbracciare lui. Oh, speriamo che non... Speriamo che non ci perdiamo il finale super santo, super buono. Non si merita l'immortalità, signor Dawson. Non potevamo soffocarlo e basta. Che cosa va blaterando? Non credo di aver mai conosciuto un uomo così privo di empatia per il prossimo. Lei è un uomo spregevole. No, aspetti, non può. Ho fatto un accordo con Lord Redgrave. Finanzierò tutto quello che... Dorma adesso. Adesso chissà cosa succederà. Sarei vissuto per sempre. Chi è lei per decidere il mio destino? Chi le dà una tale autorità? Prima chiave. Seconda chiave. Terza chiave. Non ho visto tre cassaforti. Quartiere presto subirà le conseguenze della tua azione. Beh, c'è tutto da guadagnare, direi. Il problema sarà Lord. Cosa ci dirà Lord? Ah, eccolo qua la terza, allora. C'è i farmaci, secondo me. Vabbè, è un vecchio. Ah, beh, preziosissimo. Un farmaco di ogni genere. È una vite, non so cosa se ne faceva la vite. Dov'era qua una, mi sembra qua. Sì, in modo da stronzo, ma perché è predefinito, secondo me. Cioè nel senso... Ma poi comunque non è stato stronzo, cioè il discorso che faceva riguardava la sua empatia. Questo non l'avevo visto prima. Articolo di giornale. L'esecuzione di John Francis Sparrow. Sparrow come quello dell'isola. Questa mattina Sparrow, 21 anni, è stato impiccato nella prigione di Pentonville. Il signor Sparrow era stato condannato a morte dopo essere stato giudicato colpevole dell'omicidio di sua sorella Alexandra Sparrow. L'uomo ha dichiarato di essere innocente fino alla fine. In tribunale non è mai stata portata una prova formale della sua presenza sulla scena del crimine.
Ma è comunque stato condannato a morte e giustiziato. Mi ricordate dov'era l'altra cassaforte? Era giù o sempre qua? Nella sua presenza sul scena del crimine, ma è comunque stato condannato a morte e giustiziato. Scotland Yard si è rifiutato di riaprire il caso, nonostante le svariate incognite all'interno della catena di eventi che si è conclusa con la morte della signorina Sparrow. Tra l'altro, comunque, quello che abbiamo fatto era ciò che voleva anche Elizabeth, eccetera. Quindi, Charles Albright, colui che ha condotto l'indagine per Scotland Yard, che è il tizio fuori, si è rifiutato di rispondere alle nostre domande, ma 3 settimane fa è stato retrocesso di grado senza alcuna spiegazione ufficiale. Che modo singolare di premiare un'indagine efficace. Clayton Darby è il giornalista, quello che c'è in Whitechapel. No, ok, Jerome Albright è questo qua. E basta. Altro vorrei vedere cosa fa Lord, ma a parte che non dovrebbe farci niente in teoria. Allora, questa la porta di là. Ah, è già qua Lord. Minchia, c'ha gli occhi rossi iniettati di sangue. Ma dov'è sta cassaforte? È che ho bisogno di una pausa. Non lo so, non è chiaro il discorso del... A volte è un po' confuso. Il discorso del cattivo, non cattivo. Era qua. Mi è venuto in mente. Ok. Campione di sangue corposo. Oh, guarda qua quanti campioni di sangue. Si era fatto scorta. La miseria. Magari tra l'altro se lo trasformavamo non potevamo neanche. Secondo Evil dice che ho fatto la scelta cattiva. Quella di trasformarla era una scelta neutrale. Quella buona, secondo lui, era quella bloccata. Ma. E quindi, secondo lui, ci becchiamo il finale buono, ma non quello santo, chiamiamolo così. Cioè, quello super buono. Non lo so. Secondo me, un margine lo abbiamo. E ripeto, secondo me questo era comunque l'atto buono, tanto questo era, cioè voglio dire, non è che abbiamo ucciso un personaggio buono, giovane, abbiamo ucciso un bastardo, cioè. E non so tra l'altro come facevamo a avere quell'altro indizio. Ah, a meno che quell'altro indizio. Proviamo a fare un controllo un attimo. Ecco. Forse non l'avevamo perché non abbiamo trovato la persona giusta a cui fare delle domande. Che cavolo. Vabbè, sì, qualcuno mancava, potevamo chiederlo per esempio anche al tizio del negozio. Quindi mancava un indizio di qualcuno. Però quale poteva essere del tipo finanzia. Le opere di carità, beh. Vabbè. Adesso vediamo cosa succede con lui invece. Is it done, È Dr. fatta, Reed? dottor Reed. Dawson è rinato come Lucius is previsto. Alas, Ahimè, Lucius non è is tornato dal dead. mondo dei My morti, è perso son per sempre. after his death.
Ah, gli racconta la palla. Come? Cosa succede? Ma si vedono le cose? Gli diciamo la verità? La so, com'è lui qua mi sta sui coglioni. Non potevo permettere che un uomo così pericoloso avesse accesso all'immortalità. Non col mio sangue, non per lei. Questo è un oltraggio indescrivibile, questo è tradimento puro e semplice. Dovrei ucciderla all'istante, ha giurato sul sangue di William Marshall. Beh, allora si liberi di me. D'ora in poi lei è un arietto, bandito, le è proibito presentarsi innanzi a noi in futuro. Ascalon la distruggerà all'istante e il suo cuore sarà dato in pasto ai ratti. Allora la lascio, si diverte con i suoi burattini e i suoi giochi di ombre. Lord Redgrave. Sì, se ne vada, traditore. Porti con sé quella creatura disgustosa. Quella specie di donna che l'aspetta. Via. Ferirano di spada. Ho fatto la mia scelta. Spero che questo non comporti. Però anche questo è uno stronzo, dai, diciamo la verità. Lontano da me. Va bene, attaccatemi tutti. Vecchia Bridget. Cosa ci fa? Ciao. Ci incontriamo sempre in momenti più strani, giovane, con sé al servizio del conte di Bristol adesso. Vecchia Bridget, cosa ci fai tu qui? La tua amica, l'Econ Saggia, mi ha mandato ad avvisarti. Cioè, ci avvisa dopo? E sì, cosa? Ma una piccola bugia, in realtà non sappiamo se poi non l'avrebbero scoperto, perché voglio dire, c'è le due c'è dentro le però. Perché voglio dire, il corpo lo trovano, no? Lo trovano sicuramente anche in morso. Quello non è una trasfusione il morso. Quindi, ma poi comunque mi sta sulle palle, posso fare una cosa, anche se ci troviamo addosso mezzo mondo, almeno livelliamo così. Hai visto qualcuno? Siamo lontani dalle fogne del porto e i cacciatori qui pattugliano le strade. Chi dice che abbia usato le strade? Come pensi che sia sopravvissuto per secoli in questa città senza mai essere vista? Conosco ogni suo passaggio segreto. Come hai conosciuto Lady Ashbury? È venuta a noi nelle fogne in cerca di risposte, proprio come te. È venuta da noi. Che tipo di risposte le hai dato? Non sapevo nulla del tuo creatore, ma abbiamo conversato a lungo. Le sue parole e le sue idee sono affascinanti, non mi sorprende che ti piaccia. Piace anche a me. Lady Ashbury nelle fogne, avrei tanto voluto vederlo. È il fatto che tu sei un caccasotto, io no. Hai detto di essere una tua amica e che è in cerca dell'identità del suo creatore, quindi hai risposto alle sue domande? Vedi che anche Zagdro lo dice. Non mentiamo, non siamo i paladini in questa run. Perlomeno ci proviamo, dopo se loro qua fanno, come dire, prevedono quello che noi saranno in disaccordo con noi. Non posso farci niente, e a me sembra per ora di aver fatto abbastanza bene. Anche quando abbiamo dato fiducia a Sean Hampton, che in realtà anche lì non ci ha mai dato nessuna spiegazione di cosa è successo realmente. Io ho visto tra l'altro una diretta, cioè un video, in cui invece lo uccidevano, Sean Hampton, lo abbracciavano. E anche lì Sean Hampton era, come dire, tutto dubbioso, cioè tutto meravigliato del fatto che noi lo volessimo uccidere, che non ci fidassimo di lui. Quindi,
cosa sia realmente successo non ce l'ha mai spiegato e non mi piace questa cosa. Cioè, da una parte, vabbè, noi siamo liberi di pensare che, non so, quello si è messo a ammazzare tutti e quindi poi ha ammazzato anche la sorella, l'altra è entrata nella guardia. Però è una cosa che pensiamo noi, non sappiamo assolutamente se è davvero così. Vabbè, parolacce comunque non. Vabbè, che scherzi, però. Vabbè, dimmi cosa sta Lady Hatchet? succedendo. La conosci? I Dimmi cosa sta know. succedendo. La conosci, sì. Tell me what's going on. The lady La lady mi ha approached me contattato 30 alcune minutes notti ago fa, voleva incontrare gli and Skull wanted delle me to kill the Fogne. skulls. Dopo Once aver interrogato Harriet Aria Jones, ha Jones consentito ad asked me to aiutarci. help us. Harriet Quindi Jones, Aria Jones è true. ancora dei vostri, come sta? How is she doing? Aria è Harriet ancora remains arrabbiata, ma calm, si sta riprendendo but is poco a recovering poco. slowly. Her La sua mind mente rimane confusa, ma almeno il suo corpo sta represents the body guarendo. is healing. Tell me what is Dimmi going cosa on. sta The lady succedendo. asked La me Lady ci ha why chiesto di I tenere know d'occhio the il doctor's tuo amico protocol mortale, il for dottore. We spotted Mentre si è Harriet. allontana abbiamo visto i We cacciatori. were discussing Stavano plans. pianificando di Why? attaccare stasera. Ah. Wait, Aspetta slow un attimo, down. devo chiederti una I need cosa. to ask you something. I'm listening. Ti ascolto, ma You non have ho tempo no da time to perdere, fai in waste, fretta. so be quick. Why do I feel Perché like ho avuto la Lord sensazione Redgrave che Lord Redgrave fosse particolarmente irritato nel far more so vederti? than the average skull, if I may say. Molto più di un comune Because I Skull, perché lo know you quite conoscevo well. bene un tempo e teme che io You possa afraid ricordare I chi may lui remember who he really sia is. davvero. You, Elizabeth. Sei tu l'informatore di Elizabeth, colei che le ha You're the svelato le one who bugie di spotted Lord Lord Redgrave's Redgrave skull, sul suo right? lignaggio? Yes. Sì, ma non intendevo And ferire né yet, minacciare you nessuno, told le ho her semplicemente all this. rivelato I simply told the la story storia of degli Skull delle Redgrave Fogne e di molti altri in a figli third perduti, millennium quindi c'entra il afterwards. Redgrave. È stato lui a crearli, evidentemente. How did Come ha he fatto see Elizabeth a you? trovarti? Si è Presented presentata himself con to you umiltà alla nostra and porta e ci ha asked if you chiesto knew se any sapevamo nulla di unsuspecting vampires hiding in vampiri London. antichi che si She nascondono asked a if Londra. Mi ha you chiesto di Ascalon. Ha fatto knew. She asked domande su molte cose. Cosa pensi lei? Ci ha già detto cosa pensi lei, ma. What do you think? Her Ha soul un'anima buona, aching, seppure macchiata da una profonda guilt in tristezza e da antiche sadness, cicatrici. and the scars of Qui l'hanno ancient implementata un po' wounds. male questo dialogo. Il Time tempo fa does pass questo a noi quickly. immortali, poiché noi We have so abbiamo much to molto su grow cui upon. rimuginare, cioè tutto il tempo del mondo. Perché Why did she è come venuta da here? te? I am Io sono old. vecchia Bridget, i ricordi The sepolti di dead questa know città. not the Lei era in secret. cerca di She verità? sought the silent truth. Silenti, Who verità che ho tenuto are nascoste per you molto really tempo. so long? Dove Where is è Lady Lady Ashbury in Hatchet? questo momento? She said she Ha would detto che wait. sarebbe tornata a casa presto, Needed to però see prima aveva bisogno di Lord parlare con Redgrave dei first, vecchi Not amici. worried. Non ti preoccupare, giovane Econ, non è She would un'igiene ed è tanto and just as strong as forte you. quanto te. Ok, non c'è tempo da No perdere. time to lose then. Devo andare lì I must go there right away. immediatamente. I shall return Devo to tornare al Lady mio covo. È un messaggio per la Hatchet. Lady Will nel you miss caso me la greatly? Should I see you incontrassi again per prima? soon? Dille che la amo. Dai. Yes. Tell her I love her. Is this L'amo still unknown to tantissimo. her? Non lo so, Go non la now. sa She ancora? will come back. Ora vai e abbi cura di Then te, giovane. Con come. l'incendio si avvicina. Dove siamo alle battute finali? Devo andare al Pembroke Hospital. Basta urlare. Questo è il Redgrave che ha trovato il corpo di. Perché è segnato? Ah, qua? Ok, abbiamo un nuovo dialogo con Lady Ashbury, quindi è a casina lei. Possiamo passare da Whitechapel. Probabilmente West End, adesso sarà pieno di gente che vuole farci il culo. Può essere. Proviamo a passare comunque da. Da
la West End. Che cazzo? Bello che sono indietreggiato perché sapevo che faceva la... vieni qua. Guarda di prima. Qui c'è ancora lei. Suffragetta. No, forse ce ne non avrà avuto tempo, è venuto poi. È venuto a fare un giro più che altro, mi sa. Sì, adesso.